Sanremo di quest'anno, ma era la sigla di alcuni Sanremo fa. Ciao a tutti da Roberta Faccani, siete sul mio canale YouTube Official, Roberta Faccani Official, e questa è la parete della mia stanza della musica, una delle pareti dove c'è un pochino di me, è una stanza dove io svolgo tutte le mie attività inerente alla musica, insegno canto, scrivo canzoni, mi metto lì al piano e suono, ascolto tanta buona musica, cerco sempre di mantenermi acculturata sulle vicende musicali del mondo, ma in questi giorni parleremo della nostra musica italiana attraverso il Festival di Sanremo che ha le porte, Festival di Sanremo 2017, che aprirà i battenti il 7, ma oggi è il 5. Allora dici, ma la Faccani che fa? Fa la maga, qui con la bacchetta del rabdomante, con la palla di cristallo, con i tarocchi, con il pendolo, la maga Faccani che vi svelerà il retroscena e addirittura vi dice chi vince stanno il Festival di Sanremo. No, ovviamente no. Perché questo non è il mio mestiere, fare le profezie, ma è mio mestiere occuparmi, ovviamente, da addetta ai lavori, di capire un pochino come andrà l'andamento musicale quest'anno attraverso l'ascolto delle canzoni, come tutti noi faremo, però con un orecchio magari più esperto, e vediamo se collimerà ciò che io vi dirò. Ogni sera, il giorno dopo parleremo della puntata precedente e quindi la puntata del 7 la commenterò l'8 e così via dicendo fino alla finale, che commenterò il giorno 12 ovviamente a questo punto. Ma io sono molto contenta di essere tornata a parlare di Sanremo perché erano un po' di anni che non lo seguivano, un po' di anni che non riuscivo a seguire tutte le serate, ero un po' disattenta, La Faccani era un po' disattenta, un po' perché lavoravo, un po' perché ho fatto altre cose e mi dispiaceva perché una stacanovista del festival come sono stata sempre io, era giusto che tornasse a parlarne. E l'ho fatto tante volte nelle interviste, quando mi chiedevano cosa ne pensi di Tizio, di Caio, della canzone X e Y, e ho scelto di parlarne ovviamente con un taglio professionale, cercando di cominciare dai testi, perché ricordiamoci che le musiche ancora non le ho sentite, ovviamente, quindi comincio dai testi. Perché ricordiamoci che questo non è il Festival dei cantanti italiani, si chiama Sanremo il Festival della canzone italiana. E questo è importante che lo capiamo, perché poi leggeremo, oh, come canta quello, come ha cantato quell'altro. Sì, ma delle canzoni è sempre importante partire dal fatto che questo è un festival per rilanciare la canzone italiana. Si spera non solo in Italia, ma anche all'estero. Poi vedremo chi ci potrà riuscire e chi no. E fondamentalmente la speranza è quella che uno di questi pezzi, tra un anno, noi ce lo ricorderemo ancora e la sciurapina lo canticchierà sotto la doccia, piuttosto che insomma, tutti noi ci ricorderemo almeno un riff di queste canzoni. È importante perché io mi ricordo canzoni dei favolosi anni 80, ancora sono le perle della nostra, del nostro repertorio, magari un po' meno quello degli ultimi anni, tranne qualche rara eccezione e vedremo anche chi e cosa. Che quello che vi voglio dire è che ci sarà anche un taglio ludico in questi video, parleremo anche, non so, delle papere dei presentatori, dei vestiti di quella cantante piuttosto che l'altra, di come si è truccata, come si è pettinata, di qualche farfallina della balletta che verrà fuori, no, magari quest'anno le farfalline non ci saranno, in bella vista. Insomma, sarà anche un momento senz'altro sereno, ma ricordatevi che dietro un festival di Sanremo c'è una grande opportunità. Promozione degli artisti, di questi 22 favolosi finalisti,
del settore big, settore campioni della fascia, insomma, di coloro che sono un pochino considerati a questo punto il gotha del nostro panorama italiano. Sinceramente, quello che oggi andremo a fare è cominciare a leggere i loro testi. Alcuni sono cantautori, alcuni sono solo interpreti, quindi vedremo chi ha scritto per loro, quale tematiche sono sviscerate maggiormente e in che maniera viene usata la lingua italiana. E poi, insomma, daremo anche una sbirciatina a chi sono gli autori più impegnati in questo festival, perché ce ne sono tanti, ho letto, che scrivono anche più di una canzone in questa kermesse. E già questo è importantissimo perché è lavoro. Ricordatevi che Sanremo è sì una gara, è una vetrina per cantare, ma è soprattutto un inizio di una promozione che è importante per un artista, cioè da lì usciranno dischi, si spera vendite, passaggi radio e serate live durante l'estate e tutti gli anni a seguire, perché un Sanremo vale almeno 4-5 anni per un artista, eh? Quindi si muove tutta una macchina che riguarda la discografia, riguarda i manager, riguarda gli impresari e chi più ne ha più ne metta. C'è davvero terreno lavorativo per tanta gente. È business, business, business. Io mi ricordo il mio Sanremo nel 2005 con Mattia, non ricordo praticamente nulla o poco, no, ricordo tutto ovviamente, ma insomma. La concitazione, sono dei giorni molto concitati dove non dormi mai, sei sempre sotto uno spot, ovviamente fai le tue promozioni, giri le varie radio, fai le interviste, fai le prove, canti durante la serata, poi l'adrenalina a mille, ti concedi una buona cena e continui a parlare di lavoro. Ma è giusto così, Sanremo è bom bom bom, è una settimana, è la settimana santa, ok? Dove davvero ci sono tante cose da fare, tante cose da fare, tanti impegni da mantenere, tanti incontri che si intrecciano per lavoro. E noi, che guardiamo tutto quanto dalla televisione, invece ci affacceremo alle puntate con un senso anche ludico di capire chi ci piace quell'anno, che canta meglio, vediamo quest'artista che canzone ha portato, vediamo come si comporterà. E ricordiamoci una cosa, che una canzone bisogna ascoltarla valutandone tanti differenti punti di vista. Che cosa voglio dire con questo? Una canzone è bella a prescindere e lo capisci subito dalle prime note, dai giri armonici, dalla melodia, però bisogna considerare l'arrangiamento, bisogna considerare se questo arrangiamento, che magari è radiofonico, quindi nasce per essere pompato bene in radio, riesca ad essere eseguito alla stessa maniera vincente in un live con l'orchestra. È vero che oggi le possibilità tecniche attraverso appunto le sequenze hanno migliorato questa differenziazione, che una volta c'era di più, eh? Perché oggi con le macchine riporti in scena live tutto quello che era la concezione dell'arrangiamento, ma non è proprio detto che sia ancora così. Quindi vedremo anche quale sarà il brano o i brani che faranno battere subito il cuore agli astanti, al pubblico sanremese che magari scroscerà in un applauso. E vedremo anche cosa ci viene ridato in televisione. Spero che l'audio sia buono, che i fonici facciano un gran lavoro, perché non è mai così semplice, no?
ottimizzare tutto a Sanremo, l'ascolto dell'orchestra, l'ascolto dei cantanti. Oggi, grazie a Dio, ci sono gli Ear Monitor che levano un sacco di impicci con le spie che potevano anche dare dei problemi, spie e monitor a terra, però c'è chi ancora magari userà i monitor, vedremo se sarà così, ma non credo, tranne forse boh, qualcuno. L'importante è che oggi ci occupiamo di parlare dei testi dei big. Perché dei testi dei big? Perché ancora io le musiche non le ho ascoltate come nessuno di voi, tranne gli addetti ai lavori che sono lì all'Ariston già da alcuni giorni, che hanno fatto già le loro valutazioni. Ho letto su internet delle pagelle, già sono uscite le pagelle con dei voti, boh, ho letto delle cose buone e delle critiche distruttive come sempre al solito. C'è chi loda e c'è chi sbroda, però noi facciamo le nostre valutazioni secondo un criterio mio di sensibilità e anche un po' di conoscenza, no? Di come si può scrivere una canzone e di quello che può essere l'argomento usato, vediamo di cosa si parla quest'anno. E io comincerei subito da farvi però vedere una cosina. La pagina di TV Sorrisi e Canzoni con la copertina di Sanremo che tutti gli anni esce, insomma, da quando ho memoria, faccio un po' di pubblicità occulta, molto occulta, al giornale che accompagna tutte le famiglie italiane di questi periodi, perché ci sono tutti i testi, ci sono le chicche sul Sanremo alle porte. Ho letto già delle cose su internet, dicevo, che riguardano le pagelle su queste canzoni. Io non mi voglio far fuorviare, però mi sono presa ovviamente degli appunti e che dirvi, perché vi ho fatto vedere la copertina? Quanti sono i cantanti? 22. No, a mio avviso i cantanti non sono 22, i cantanti sono 24. Allora mi direte, Loretta La Faccani non sa contare, povera donna. No. Guardate, intanto è un numero enorme rispetto agli altri anni, quindi hanno allargato la possibilità di entrata e si vede che c'era, insomma, tanta bella roba da poter portare al festival, ma in realtà il Buon Conti ne ha chiamati 24 di artisti, perché quest'anno ci sono due coppie di artisti, ok? Poi ne parleremo, formati tra l'altro da una donna e una donna, non ci sono gruppi e ci sono solo cantanti singoli, appunto, e queste due coppie, che però non sono coppie di fatto, cioè non sono, non valgono un artista, perché sono nella loro realtà artistica già un duo, sono stati accoppiati per questo pezzo sanremese, ma è pubblicità per ognuno di loro e ognuno di loro venderà poi il proprio album, farà le proprie serate, certo farà anche le ospitate per promuovere il pezzo sanremese, ma dovete capire che per la macchina da guerra del business della musica, questi artisti andranno poi ognuno a fare la propria strada, quindi a mio avviso i cantanti non sono 22 ma 24. Io ho sottolineato questa cosa perché è importante che voi ragioniate con la vostra testa e non vi lasciate incantare. Vabbè, dai. Allora, partiremo in questa maniera, faremo un blocco di quattro cantanti, anzi di quattro canzoni, e mi aspetto da voi anche delle domande, delle valutazioni rispetto a quello che io vi dirò, quello che io penso, che faccio ovviamente con grande onestà intellettuale e ripeto anche una grande stima e rispetto per chi si mette su quel palco, e quel palco è
difficilissimo, quel palco stranamente c'ha una magia tutta sua e bisogna affrontarlo con, a mio avviso, come se andasse a fare un passaggio televisivo qualsiasi o un'esibizione qualsiasi. Così se lo affronti con allegria e con spensieratezza, pescia meglio. Ci vediamo fra un pochino, sono molto contenta che siate con me a Casa Faccani e tra un po' parliamo delle prime quattro canzoni del nuovo Festival di Sanremo 2017. A più tardi!